Esercizio 20. Calcola quanto incide in percentuale la spinta di Archimede dell'aria sul peso di un libro di 350 grammi e dimensioni 15x20x3 cm cubi, immaginando di pesare il libro in assenza d'aria, per esempio in un recipiente sottovuoto. Immaginiamo che in un recipiente sottovuoto in assenza d'aria il libro pesi 3,43 N, valore calcolato nel solito modo massa per G. In presenza d'aria, invece, questo valore va ridotto della spinta d'Archimede, perché nell'aria noi pesiamo il peso effettivo, che è sempre minore del peso in assenza d'aria, perché c'è appunto la forza d'Archimede. Quindi ci calcoliamo la forza d'Archimede dell'aria sul libro. La densità dell'aria 1,29 kg al metro cubo. Applichiamo la solita formula della forza d'Archimede, ci va il volume immerso, cioè il volume di fluido, in questo caso non dico di liquido, ma di gas spostato, perché l'aria è un gas, dovrei scrivere V immerso, ma comunque è il volume del libro, perché il libro è completamente immerso in aria. E questo volume è 900 cm cubi, che portato in metri cubi fa 10 alla meno 6 ogni centimetro cubo. I metri cubi si semplificano. Le unità di misura rimangono chilogrammi per metro al secondo quadrato, cioè newton, e viene un valore molto piccolo, viene praticamente un centesimo di newton. Questa è l'incidenza della forza di Archimede, cioè la forza di Archimede riduce praticamente di un centesimo di newton il peso del libro, così che la forza peso scende da 3,43 newton a 3,42 newton. Ora, quant'è questa incidenza? In percentuale dobbiamo dividere per il peso del libro, quindi noi abbiamo una riduzione di 0,01 newton su un totale di 3,43 newton, quindi una parte su 343 è la riduzione dovuta alla spinta d'Archimede. Questa frazione fa lo 0,3%, cioè il 3 per 1000, vuol dire che la presenza dell'aria riduce il peso del libro di 3 parti su 1000 o di 0,3 parti percentuali, che è un valore trascurabile. Questo perché la forza d'Archimede dell'aria è piccola, in quanto l'aria non è densa come un liquido. È densa, grosso modo, come un millesimo rispetto alla densità dell'acqua. Infatti la densità dell'aria è all'incirca 1,3 grammi al litro, facendo l'equivalenza. Quella dell'acqua invece è 1000 grammi al litro.